Gatto. Bravo amore. Buongiorno a tutti. Benvenuti in questo nuova modalità di video. Va bene, non importa ragazzi, come vi avevo promesso, d'ora in avanti vi porterò con me in tutta la giornata, quindi anche nelle cose meno piacevoli. Mi chiudo perché sto morendo di freddo. Come sapete, dal 27 dicembre, partiremo in viaggio per 4 giorni. Non vi svelo ancora la destinazione fino al giorno stesso, ok? Ma andremo in viaggio insieme. Il problema è che comunque, come vedete, in Italia si stanno complicando alcune cose. Noi, essendo del Veneto, perché mi hanno detto siamo già in zona gialla, non so se è vero o falso, non so, le notizie girano a rotta di collo. Bene, però dobbiamo informarci come funziona con la modalità partenze per gli aerei, come funziona con i tamponi per i bambini, perché comunque ci saranno le due gemelline, ci sarà Aurora, e non essendo vaccinate dobbiamo un attimino informarci come funzionano i tamponi. Ovviamente io ho provato a alzare la cornetta, a chiamare l'aeroporto, ma indovinate chi mi ha risposto? Una mazza di nessuno, nessuno sa niente, dobbiamo andare direttamente là, andare nel reparto della compagnia aerea che prenderemo e chiedere informazioni direttamente a loro. Una volta che queste informazioni potremo muoverci come dobbiamo, quindi ora prendiamo la macchina e andiamo direttamente in aeroporto. Wow, penso sia la prima volta che vado in aeroporto senza prendere un aereo. Sarà un lungo viaggetto, dato che comunque l'aeroporto dista mezz'oretta da casa mia, però non abbiamo fretta, andiamo. Siamo quasi arrivati, questo è un autobus. Dietro di là, come vedete tutte le luci, quello è l'aeroporto. Quindi ora devo solo capire dove parcheggiare la macchina. Mi stanno suonando, ragazzi, costa 14 euro ogni ora il parcheggio, direi anche no. Quindi se noi andiamo così, sterziamo tutto di qua, speriamo di non toccare niente. Ok, siamo usciti. Zona ZTL, continuare a permanenza limitata entro 7 minuti. Cioè, praticamente lasci una persona e scappi via. Se ci voglio andare a parcheggiare, non posso. Cioè, 14 euro all'ora è un furto. Allora, sosta breve. Oh, 6,50 euro all'ora. Da sommarsi per ogni ora successiva, frazione. Frazione, quindi non mezz'ora, ogni quarto d'ora 3 euro. 3, 6, 9, 12 euro all'ora. Ma sono fuori di testa questi. No, no, andate indietro che ho sbagliato. Bene, unica alternativa per non pagare 14 euro anche un quarto d'ora, perché la prima ora ti viene considerata. Ragazzi, ho parcheggiato la macchina a 800 metri e ora andrò a piedi fino all'aeroporto. Non importa, l'ho parcheggiato su un parcheggio normale sulla città vicina. Oh, io sinceramente parlando, mi rode entrare. Poi magari stai dentro quell'oretta e un quarto, perché è tempo che trovi il padiglione della catena di aerei che abbiamo prenotato noi. Della catena di aerei, vabbè, mi avete capito, della compagnia aerea che abbiamo prenotato, che è EasyJet comunque, non è niente di che. Magari ci metti quell'ora e un quarto e ti partono 28 euro. Ragazzi, io con 28 euro vorrò mangiare il sushi. No, mi secca, buttare via soldi così mi secca. Piuttosto compro 4 regalie ad Aurora. Ma non buttiamoli via così. Bene, ora continueremo a camminare per la strada. Siamo nel ciglio della strada. Queste cose non fatele a casa, però. No, però si può camminare qua tranquillamente perché c'è lo spazio. Bene, vediamo quanto tempo ci mettiamo ad arrivare in aeroporto. Colpa sua, mi ha fatto venire da questa parte. Dobbiamo andare di nuovo di là adesso. No, no, andiamo di là, veloce, veloce. Ci fanno passare, ci fanno passare. Mamma mia, questo ci ammazza. Oh, le linee. Ma che scusa, ci siamo adesso con le linee. Corri, 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 corri. Oh, fa freddissimo, mi sembra di essere in Siberia. Oh! Allora, in fondo di là c'è l'aeroporto. Manca ancora un pochino e noi proseguiamo. To settle down, day nights and late nights, don't kid around. But there's something about you, something about you I like, about you I like.
arrivati, ragazzi, dove potremmo partire? Bene, mascherina e andiamo alla ricerca del posto di EasyJet. Boh, speriamo bene. Sono convinto che ci riusciremo. Ok, solo uscita. Quindi di qua di certo non si entra. Dobbiamo trovare l'entrata adesso, ma penso che basti seguire la massa di persone. Ok, dobbiamo salire al primo piano per andare alle partenze. Giù ci sono solo gli arrivi. Oh, tanti mesi che non venivo in aeroporto, sono sincero. Mi mancava. Ingresso al terminal. Deduco sia questo. Allora, c'è un cartello. Solo gli equipaggi di passeggeri possedono il biglietto, carta di imbarco del bagaglio. Gli accompagnatori sono permessi solo per minori, bla 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 bla. Quindi noi non possiamo entrare secondo i calcoli. Boh, sentiamo, proviamo a entrare lo stesso. Io provo ad entrare lo stesso, speriamo bene. Adesso chiedo subito indicazioni a qualcuno. Guardiamo se sanno rispondermi. Sono ufficialmente dentro. Ora devo solo capire dove chiedere informazioni, perché vedo che c'è qua ticket e qua ticket. Ora proverò a chiedere a qualcuno. Ma sentiamo cosa ci dicono. Ciao. Buonasera. Posso chiedere un'informazione? Noi abbiamo un volo per con EasyJet. Il 27. Ok, volevamo sapere come funziona, perché abbiamo tre minori come col tampone, queste cose qua. Quindi non serve il tampone ai minori. Per i bambini di 8 anni no. Ok, ne ho 8 e 2, ok. Quindi neanche i 2, le 12 in su. E poi bisogna compilare andata e ritorno il si chiama PLF. PLF? Francia. Ok, da compilare. Cosa dovete fare poi per il rientro? In andata e ritorno. Quindi anche al rientro comunque non ci chiederebbero il tampone per i bambini? No, no, no. Comunque se fosse gli aeroporti sono voluti fare il tampone rapido, come funziona? Sì, l'unica cosa è che... Magari cambiano le regole per entro fine mese. Allora, partendo alle 6 del mattino, qui la postazione per il tampone rapido apre, mi pare, o alle 7 o alle 8 del mattino. Ok, noi comunque partiamo alle 9 del mattino. Beh, e torniamo alla sera. Beh, in tal caso, eventualmente non venite un'ora prima, venite. Ok, tutto fatto, tutto correttamente chiesto. Come avete sentito, non è obbligatorio nessun tampone, non è obbligatorio nessun green pass per i bambini sino a 12 anni. Quindi sia le gemelline che la piccola Aurora possono venire tranquillamente senza doversi bucare il naso. Dobbiamo solo compilare un certo modulo. Devo fare una zip perché vi ho spoilerato il posto. Non importa, come sempre. E basta. Ora però facciamo un piccolo snack qui in aeroporto perché stiamo morendo di fame. E dopo ti aspetto un'altra bella lunga camminata per riandare alla macchina e andare dalla mia cugina a comunicare il tutto, che sarà estremamente felice dato che non deve bucare il piccolo nasino delle due gemelle. Buonasera, posso chiederle due mini Domut? Donut. Sì, ho sbagliato la pronuncia. È cioccolato uno e l'altro caramello, può essere? Sì. Tu vuoi cioccolato o caramello? Io cioccolato. E uno caramello allora. Basta così? Sì, grazie. Cibo preso e ora andiamo a mangiarlo. Ragazzi, no, Laura, ho ragione io. Allora, vieni veloce qua, vieni veloce qua. Secondo me la commessa si è sbagliata. Oh, ha fatto abbastanza sgarbata anche, quindi adesso vediamo se ha fatto giusto oppure no. Comunque ci ha fatto pagare 1,90 euro di due, perché ne ha battuto solo uno, secondo me. Laura, costava 1,90 euro l'uno. Non è lo scontrino. Ho lo scontrino, adesso guardiamo lo scontrino. Guarda, mi metto qua e guardiamo lo scontrino. Poi mi tengo io un pezzo, vai. Guarda. Mini, mini donut. 1,90 euro l'uno. In realtà... dentro uno. No, ce ne sono due dentro, ce ne sono due, ragazzi, quindi bella, abbiamo vinto. E Bau cosa mangia? Un pezzo della tua. No, un pezzo della tua. Sa di frittella. Sei buona. E se ne hanno regalato anche uno per sbaglio. Allora, ragazzi, di solito vai a dirglielo, però
dato che comunque era un pochino acida. Simpaticissimi, secondo me ha sbagliato. Una volta che ti ho fatto pagare ho detto cavolo, ho sbagliato, però non posso dirlo ad alta voce, se no la mia collega mi sente. Bene, comunque allora dobbiamo tornare al piano terra, perché sopra c'è l'entrata e sotto c'è l'uscita, come tamponi. Vedete. Ora scendiamo. Tamponi rapidi, comunque ti fanno i tamponi rapidi, anche se dovesse servire a qualcuno un tampone rapido, vieni in aeroporto. Non so il prezzo, però sabato, domenica, lunedì e martedì, tutti i giorni, dalle 7 della mattina. Prima no. Senti che odore strano. È il macchinaggio qua da fare. Sì, sta andando a fuoco, altro che. Beh, ora prima di ripartire a fare la nostra super camminata, direi di assaggiare questi mini muffin che abbiamo preso, dato che sono stati offerti dalla signora che lavora all'aeroporto. Mazza, oh, che bontà, sei grosso. È un pochino piccolo. Com'è? Ma voto? Un po' posso. È un po'? Posso. Cosa vuol dire? È stato di troppo. Davvero, chissà quanti giorni che è là. Però sembra buono. Da vicino sembra buono. No, buono. Certo che è veramente piccola. Wow. Non sarà caramello, però è buono. Buono. Secco. Se ci fosse Aurora avrebbe detto papà, ancora, ancora. Bene, ora ci aspetta solo il viaggio di ritorno all'auto e dobbiamo andare a dare, dobbiamo andare a dare la comunicazione al resto della famiglia, che sarà tutta felice. Io mi sto chiedendo, ma perché di tutta la famiglia sono sempre io quello che deve fare queste cose? Famiglia, se stai vedendo questo video, sentitevi in colpa, perché io ho preso tanto 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 freddo e ho dovuto parcheggiare la macchina tanto 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 distante, altrimenti mi sarebbero partiti almeno 36 euro, almeno, perché sono 2 ore passate che siamo qua dentro, quindi facciamo un po' meno. Vabbè ragazzi, ci vediamo direttamente là. Ragazzi, non fa freddo, di più. Bene, ci siamo congelati. Mamma mia, ho i capelli che sono bagnatissimi dalla nebbia, perché quest'oggi c'è tanta nebbia. Ora ripartiamo in macchina e destinazione cugina. Penso di avere tutte le mani congelate, come non so, per tenere il video, per fare lo slow-mo. Wow, però è venuto carino, secondo me è venuto molto carino. Comunque pochi minuti siamo arrivati e comunicheremo ufficialmente la notizia che nessuno dovrà bucarsi il naso. Almeno questo, dai, una notizia carina su tutte quelle brutte che stanno succedendo attualmente. Appena uscito da casa delle gemelline, ora devo solo capire... Dovrei aver aperto il cancello fuori, devo solo capire come uscire. E comunque è stato tutto fatto. Ho comunicato la super bella notizia che non servirà il tampone per andare dove dobbiamo andare. Questa volta non ci casco, non vi dico il posto. Bene, ora destinazione casa, vado a mangiare e poi ci aggiorniamo ancora di più. Comunque sono sincero, questa modalità vlog completo della nostra giornata mi piace. Mi prendi in giro la radio. Mi piace. Manca la piccola Aurorina, sì, però quest'oggi a prescindere non sarebbe stata con me. Ma da domani sarà di nuovo con noi, non visivamente, ma uditivamente. Parliamola così. Ora vado a casa. Beh ragazzi, com'è stata questa prima esperienza di vlog giornaliero? Come avete visto, mannaggia, penso che ho camminato davvero un sacco.
Noi ci vediamo domani, come tutti i giorni alle ore 14.30. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere nessun appuntamento. Come sapete, sarà un canale un po' diverso da prima. Ci saremo sempre tutti, soltanto che qualcuno non si può vedere. Però vi assicuro che lo sentirete come quel qualcuno sin da domani. Guida, Mike, Bau e Aura! È tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Everyone else in the room can see it. Everyone else but maybe here we go again. Oh, oh, it's probably gonna sound wrong. I promise it won't last long. That I need you in me now. 'Cause you've got that one last. Mi dispiace. Guarda, guarda.